Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. Mi sono accorto che il carbone che avevo preso nella scorsa puntata l'avevo preso con il Silk Touch, quindi ora rimediamo. E allora, dobbiamo andare a posare la stone. Posiamo anche il carbone. Ce ne teniamo giusto un po' sulla nostra persona e prendiamo del bone meal. Questo ci basta. E degli alberelli. Ok, allora, prima cosa andiamo a posare la stone e robe varie. Anzi, dormiamo. 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 E abbassiamo un po' il volume. 15 come al solito va bene. Dormi, dormi su Real Power che andiamo a posar la stone. Dormi, dormi su Real Power, non è vero, ora sei sveglio. Ma teniamo sempre accesa quella lampada. Allora, stone e slab. Questa è una pressure plate, ma la teniamo lo stesso lì. Abbiamo davvero troppa, troppa stone, cobblestone, anzi, dovevo mettere una doppia chest qui, mi sa. Penso sia la soluzione migliore. Ok, quindi ci andiamo lì. Prendo un po' di ferro e un po' di legno. No, solo un po' di ferro. Tre pezzi dovrebbero bastare. Perché prenderò mai del ferro? Ma semplice, semplice, ragazzuoli miei. Ragazzuoli, ragazzuoli. Questa togliamola. Prenderò del ferro perché so che questa si romperà tra poco. Qui mi è venuta un'idea pazzesca, che effettueremo forse dopo. Ora devo verificare. Che qui ci possono creare tutti i tipi di alberi. Questo sono certo che cresce. Ok. Ok. Questo non cresce. Vediamo se cresce più centrato. Magari qui. No, bisogno di sp più spazio. Proviamo. Qui dovrebbe crescere. E ancora no. Proviamo a togliere un po' di queste. Non cresce. Non penso sia per lo spazio. I blocchi. Proviamo. Magari per lo spazio. No. Forse devo semplicemente alzare un altro po'. Beh, insomma, non credo. Proviamo a farlo qui. Nada. Pure lo spruce sapling a me interessa un bel po'. La mia idea era mettere oak qua sui lati. E qui al centro uno di questo e uno di questi. Ma dovrò informarmi meglio a quanto pare. Informiamoci insieme. Abbiamo un'altra finestra di croma. Allora, spruce sapling. Tree farming, eccolo qui. No, forse dovrei interrompere un attimo l'episodio. Ho fatto le mie ricerche e a quanto pare è insensato questo non crescere. Ora proverò a rimuovere uno di questi alberi. Qui in realtà dovrebbe crescere. Ok. Qui cresce, ha bisogno di 4 blocchi. Cosa che io non gli posso garantire. Ora come ora. Troppo spazio. Dovrei allargarla ancora di più.
Quindi o creiamo un'altra zona solo per qui mi sapling. No sapling? You suck. Notare che è cresciuto più di questo livello. Quindi o facciamo solo questi tipi di alberi e questo lo facciamo in qualche altro modo. O non so cosa dirvi, dovrei farlo molto più alto. Molto più alto. E ora divertiamoci un po' con della TNT. TNT is the way. Is always the way. Per riuscire a farne un paio. Molto bene. Sono due così. E due così. Ora prendiamo l'accendino. Che non ho. You have to be fucking kidding me, right? Facciamo un accendino. Vabbò. Capirai, non è a prendere della gravel. E ora cerchiamo di renderle il più efficace possibile questi due TNT Fappers. Give me one of these. Thank you. Molto bene. Molto bene. Eccessivamente bene. Qui ve lo dico già, voglio farci un cerchio dove metterò delle ceste per conservare il legno che raccolgo qui. Ora per arrivare lì magari sfruttiamo la terra che abbiamo qui. Andiamo per di qua. Vediamo che buco riusciamo a fare. Sì, lo so, non dovrei usare questo piccone per spaccare la terra, ma fa più. Uno lo mettiamo qui. Fa più, ora mi tocca andare a prenderlo. Vediamo che efficienza ha. Insomma, insomma. Non un granché, ma carino. Ora, proviamo a farlo anche dall'altra parte. Prima però bisogna ripulire questo. Ma insomma, non è che abbia pulito un granché. Forse dovrei stare un attimino, AFK vicino al mio castello e vedere quanta gunpowder riesce a produrmi quel mob spawner, che ora dovrebbe fungere dopo il fix che ho fatto ieri. Proviamo a mettere un blocco di TNT anche dall'altra parte. Oppure iniettiamolo nel mezzo. Nel mezzo sembra figo. Gimme that, please. Gimme that. Come on. Ok, devo avere altra cosa, come si chiama? Gunpowder. Lo esigo così esigiamente che non potete esigiare. Hai detto che odiate questo verso, avete detto che odiate il ma io cosa volete che possa dirvi?
Ok, allora andiamo un attimo. Non ho consumato, non l'ho consumato, che fappone. Tutta sta cobblestone non mi serve. Tutto sto legno neanche. Lascia stare, un po' di legno me lo porto. Giusto 16. Tutti sti saplings manco. Sta cobblestone nemmeno. Vabbè, posiamo la cobblestone già che ci siamo. Poi andiamo nel Nether e starò un po' FK. Poi vediamo. Comunque, ragazzi, dobbiamo parlare seriamente di sto fatto delle visualizzazioni. No, non delle visualizzazioni, del tempo di visualizzazione. Perché, cioè, le statistiche mi dicono che quasi la totalità di voi guarda i miei video solo fino al decimo minuto. Allora, mi dite che lo faccio fare, che vi faccio fare i video di 30 minuti. Ci sto ripensando della serie. Ne faccio di più da 10 minuti, almeno li guardate tutti. O no? Meglio no. Perché sto indietro, devo solo posare la gravel. Dove l'ho posata la gravel? Dove l'ho posata? L'ho messa lì di impulso? Perché sono entrato qua dentro? Oddio, non mi ricordo cosa ho fatto. Penso sia grave sta cosa, non mi ricordo cosa ho fatto. Sono andato di lì? Sì, che ci sono andato, che fappone. Tutto ciò che non mi serve. Ho uno slab di sandstone, ma per ora lo lasciamo qui. Lana non mi serve. Anzi, a proposito di lana, andiamo a controllare le uova. Le uova, due uova. Sta anche facendo notte. Uova, uova. Nessuna uova. Uova, uova. Due, tre. You're not gonna be free. You're gonna suck like a boss. No, ok, andiamo a dormire. Prima di andare nel Nether fa sempre comodo. Cioè, pensavo di farli 15 minuti. 15 minuti, faccio tutti i video da 15 minuti e sono a posto. E così forse riesco anche a farli tutti in HD. Non assicuro niente. Però, cioè, potrebbe essere una cosa. Potrebbe. Oh sì, ti ho portato compagnia. You happy? Are you happy? Anche un uovo. Molto bene. E qui poi ci farò la faccetta del pollo prima o poi, eh. Prima o poi, appena sarò capace di farla. E invece ora semplicemente andiamo nel Nether. Dove era? Benissimo. E la fortezza anche quella bisognerà considerarla prima o poi. Ma sono sul normal. Perché si cambia sempre da solo? Io voglio stare su Fara, che è più figo. Bene, direi che ci vediamo tra un po'. Anzi, sai cosa? Prima di partire, ho del legno qui con me. Ho una porta. Ecco qui del legno. 1, 2, 1, 2. Allora. Mi faccio due di queste e le piazzo qui. Per l'appunto non vorrei mai che qualche creeper mi entri nel portale. Ora, cos'è il ferro? No. Io devo controllare una giusta distanza. La stanza corretta dovrebbe essere tipo 30 blocchi. Vedo delle entità o sbaglio?
Cioè, se io sto FK qui, teoricamente dovrebbe arrivarmi le robe. Spero. Sbaglio, vedo ancora qualcosa che si è bloccato. Zero. Vedo delle entità in quella direzione. Proviamo a vedere se si è bloccato di nuovo. Ok, qui no. Qui neanche. C'è per l'appunto del ghiaccio. Ah, sì, c'è. Oddio, 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 mamma mia, ha avuto un colpo. Però mi sa che si è bruciata una lava. No, eccolo lì. Aspetta, perché si blocca lì? No, non si dovrebbe bloccare lì, o sbaglio? No, scusatemi, sbaglio o sono destro? No, non si dice sbaglio, sono destro. Q4. No, quello non serve. C'è. Così ora dovrebbe essere a posto. Già 6 di queste. Così 1 di 66, 11, 8. Sì, no, ma quelli sono quelli là che scendono. E ora invece stando così. Perché è lì il mob spawner. Quindi io stando qui, teoricamente dovrebbe fungere. Si spera. Però dovrei prima illuminare tutte le cave. Sarebbe un casino. Però prima o poi bisognerà farlo. Funge, funge. Bene, allora rimarrò qui per un bel po'. Anzi, prima controlliamo che non ci siano. Non ci sia possibilità per i mob di spawnare. 10, 9. Qui c'è un no, 10. Che se mi spawna qualcuno in faccia potrei tirare qualche palla. Tutto il ben illuminato. Molto bene. Semplicemente stiamo qui e aspettiamo. E niente ragazzi, li vedo poco efficienti. Sono stato qui fermo 2-3 minuti e pochissima roba. Ci sono tipo 75 entità caricate nel mondo. E se tutte e 70 fossero, se almeno 60 di loro fossero qui dentro, riceverei molti più drop. Quindi per cercare di rendere il tutto più effettivo, dichiaro questo episodio concluso. Nel prossimo andiamo ad illuminare più cave possibili. Mi porto via un po' di TNT, anzi un po' di glowstone, e mi faccio il come se il chama, come il se chama, mi faccio il l'X-ray per vedere quali cave da illuminare. Mi porterò un bel po' di carbone. Anzi, fammi fare già un po' di torcette. Proprio vado dritto. Piazzo torce e scappo, piazzo torce e scappo. Così per illuminare un po' tutta la zona. E così penso sia, ma anche notte. Va bene, ma per questo episodio è tutto. Vi saluto, ciao a tutti.